pensiero da dire ai pescaresi? Da dire ai pescaresi che sarò il sindaco di tutti, perché il Pescara si merita un sindaco che voglia bene a tutti. L'abbraccio con la figlia, ovviamente. Carmine, come puoi capire, qui è difficilissimo. Un pensiero ai pescaresi. Grazie, grazie. Un ringraziamento dal cuore, perché veramente mi hanno dato tutto quello che mi potevano dare. È un'emozione incredibile. Lei ha sempre sognato e lo ha sempre detto di voler fare il sindaco di Pescara. Posso dire un pensiero a due persone. A mio padre, che mi ha sempre spinto a fare politica, e a Carlo Pace. Carlo Pace l'avrebbe vissuto in una maniera stupenda questa cosa, e voglio pensare a loro due in questo momento, perché non ci sono più. Qual è la prima cosa che farà da sindaco? Che farò da sindaco? A parte dare un bacio ai figli. No, vabbè, la prima cosa che farò è da subito pensare al mare. Noi dobbiamo avere il mare pulito da subito, organizzerò subito una task force che pensi concretamente e seriamente a ripulire il mare. E poi andrò nei quartieri popolari, quelli che ho girato in questo mese e dove ho visto la sofferenza dei pescaresi, e vado lì già da domani. Cioè. Ma come ha vissuto questo spoglio? L'abbiamo vissuto noi col cardiopalma, lei? Prima con tranquillità e poi con grande tensione, alla fine era naturale. Tutta la tensione che ho accumulato in 30 giorni, 40 giorni di campagna elettorale, adesso sono tutti fuori, questa tensione è fuori. Lei alla nostra trasmissione ha detto, in dialetto, che se fosse diventato sindaco avrebbe ardate le cannilicchie ai pescaresi. Questi cannolicchi ce li ridarà o no? Certo che ci proviamo, ci impegneremo per farlo, e penso che fra 5 anni i pescaresi avranno di nuovo i cannolicchi al mare. A priorità? Sì, a priorità. C'è il primo turno? Non dall'inizio. E poi man mano che andavo avanti la campagna elettorale mi sono convinto che si poteva vincere al primo turno e fare un risultato eccezionale, anche grazie alla forza di tutti i partiti che mi hanno accompagnato, delle liste civiche. È stato un risultato strabiliante, credo, e ho visto che c'è stato un grande entusiasmo durante la campagna elettorale. I pescaresi ci hanno creduto e mi hanno accompagnato in questa vittoria. Le priorità del suo mandato da sindaco? Ma le priorità, l'ho detto, la sicurezza. Pescara deve ritrovare la sicurezza che ha perso, deve essere una città sicura. Le periferie, perché le periferie meritano un'attenzione particolare, perché in questi 5 anni hanno sofferto tantissimo. E poi dobbiamo rilanciare il commercio e il turismo, perché Pescara è nata ed è vissuta con il commercio e con il turismo, e in questi ultimi anni purtroppo si è ripiegata su se stesso, ma la rilanceremo in ogni modo. A chi vuole dire grazie? Dico grazie a Nazario Pagano, che è qui a fianco a me e che ci ha creduto prima di me. Poi a tutti... Solo perché a fianco? No, lui lo sa. Poi a tutti i partiti della coalizione che mi hanno accompagnato in questa avventura, e a tutti i cittadini di Pescara. Poi voglio dire anche un'altra cosa: io spero di poter essere il sindaco di tutti, e quindi faccio un appello anche ai candidati sindaci che purtroppo per loro non hanno ottenuto il risultato sperato. Penso di poter lavorare con loro bene, anzi voglio lavorare anche con loro bene, perché Pescara merita una giunta, un'amministrazione, un consiglio che faccia bene per Pescara a prescindere dai colori politici.